Ciao, da genitore a genitore, dimmi sinceramente, se a tuo figlio o tua figlia è mai capitato qualcosa del genere? Non ha mai voglia di studiare e puntualmente arriva weekend e cosa c'è da fare? I compiti. E iniziano le lotte, alcune volte si deve addirittura arrivare a un litigio per convincere i figli a fare i compiti che non hanno voglia di fare, che fanno malamente e quindi arrivano brutti voti, colloqui sgradevoli con i maestri, i professori. Quanto apprezzeresti invece che tuo figlio per primo non avesse questa avversione verso i compiti, che il suo rendimento scolastico fosse proporzionale al suo impegno, cioè ci metti tanto impegno, prendi buoni voti. E ancora, a tuo figlio o tua figlia sarà capitato anche che quando studia impiega troppo tempo, si distrae molto spesso. Purtroppo lo studio e i compiti a casa occupano sempre tanto, troppo tempo, e questo significa dover rinunciare ad altre attività per loro molto più stimolanti, come ad esempio quelle sportive, ricreative. Tra l'altro l'importanza dello sport è ormai fatto noto e doverci rinunciare anche solo parzialmente ha dei risvolti negativi non solo sul fisico, ma anche sull'aspetto psicologico. Ma andiamo avanti. A tuo figlio capita anche che impara le cose sul momento, ma dopo poco se le scorda. Questo è dovuto al fatto che non ha un metodo di studio o se ce l'ha non è quello giusto, perché spesso ricorda ciò che studia solo a breve termine. Infatti, magari oggi lo sa e già dopo una settimana se l'è dimenticato. E questo obbliga tuo figlio a dover ristudiare sempre tutti gli argomenti con enorme dispendio di energie. E durante il periodo delle verifiche tutto questo genera stress e lo porta anche a demoralizzarsi. Ma non è finita, perché a tuo figlio o tua figlia capita anche che da solo o da sola non riesca a capire se ha studiato bene o no, cioè non è in grado di capire autonomamente la propria preparazione. Infatti, così come ci sono ragazzini che studiano poco e controvoglia, ce ne sono altri che quando studiano ripetono all'infinito perché sono convinti, spesso a torto, di non sapere mai abbastanza bene un argomento, di doverlo sempre imparare meglio. E questo meccanismo porta grande frustrazione, ma non solo agli studenti, ma anche ai genitori, perché spesso sono costretti a riascoltare i figli decine di volte per giudicare se siano preparati o meno. E poi ti sarà sicuramente anche capitato che tuo figlio o tua figlia non faccia i compiti da solo o da sola. Oh, questo tra l'altro è un fenomeno soprattutto italiano, perché all'estero succede molto raramente. In Italia il 100% dei genitori prima o poi si ritrova suo malgrado ad aiutare il proprio figlio a fare i compiti o, diciamocelo, anche a farglieli direttamente. Io lo ammetto, quando i miei figli erano piccoli, a me è capitato, ma sono sicuro che è successo anche a te. Il problema nasce soprattutto quando il genitore deve fare da avvoltoio, stargli costantemente col fiato sul collo e ricordargli: devi fare i compiti, devi fare i compiti. E ci si trova così a passare interi pomeriggi, weekend, seduti accanto a loro in un'atmosfera spesso tesa, poco piacevole. E poi, per concludere, ti sarà anche capitato che tuo figlio dimentichi quello che deve portare a scuola. Quante volte hai aperto il diario e hai trovato una nota o l'ennesima comunicazione della scuola che ti informa che tuo figlio o tua figlia si è dimenticato di portare il libro, il quaderno, il compito. E anche se può sembrare un problema minore, queste dimenticanze attivano meccanismi negativi a catena. Tu lo sgridi, lui lo leva in ansia durante la preparazione dello zaino, tu non ti fidi più e ogni volta vuoi ricontrollare che ci sia tutto. Insomma, anche tuo figlio lo percepisci che non ti fidi più di tanto. Allora, dopo aver passato anche io come genitore queste situazioni e dopo aver aiutato migliaia di studenti a risolvere i loro problemi, ho deciso di preparare un ebook gratuito, pratico, dove ti garantisco troverai i migliori consigli per tutti i genitori che come te hanno bambini e ragazzini che studiano. Ok? Fammi sapere.